maestro Merola con Francesco Merola, un altro grande esponente della canzone napoletana, l'angolino dedicato a lui. Martedì 1 novembre 2011, collegati in tutto il mondo su www.lasairadio.it, c'è Angelo Santilli in voce con noi, con tanto piacere. Francesco Merola, buonasera. Buonasera a tutti quanti voi, non potevo mancare perché ricordate mio padre, questo per me è un onore essere al telefono con tutti quanti voi. Mando un bacio alla tua stupenda radio e a tutti i radioascoltatori. Francesco Merola, un'altra grande voce, scusami Francesco, del panorama della musica napoletana. Io voglio farti una domanda proprio che mi è venuta adesso. Cosa provi? Io vedo che quando interpreti le canzoni del maestro Merola ti emozioni sempre. Non ti emozioni quando canti le tue canzoni che stiamo proponendo, un tuo album, ma ti emozioni quelle che canti, quelle, le canzoni che ricanti di papà. Mio padre a cantare diceva, mio padre ce ne sono tanti, ma a interpretare ne siamo pochi. Mio padre mi ha insegnato a interpretare le canzoni, mi ha fatto studiare. Le canzoni che cantiamo tutti quanti, diciamo, praticamente sono quelle che possiamo cantare tutti, ci mettiamo il cuore, ma la canzone di mio padre va interpretata, e quello è molto più difficile, perché l'interpretazione si studia, si nasce, e mio padre l'ha fatto studiare. Io dico che certe canzoni come Zappatore, Figlio Soppiezzatore, solo mio padre le poteva cantare e ci poteva fare emozionare. È vero. Questo sicuramente. È vero. Però ci sei tu che ci dai anche un'emozione. Io oggi, come ci siamo detti poco fa, stavo guardando dei video su YouTube, mi hai fatto commuovere mentre interpretavi questa canzone. Ti ringrazio, io veramente ti dico la verità, perché le canzoni di mio padre, porto questo cognome avanti per lui, per la famiglia nuova, perché questo cognome deve stare sempre in alto quando tu dici così. Mi fa piacere anche che altri miei colleghi bravi che cantano le canzoni di mio padre lo ricordano sempre, questo per me. E ce n'è uno che noi abbiamo avuto in diretta, avremo sicuramente in diretta stasera, che sta ascoltando la radio, ed è Antonio Tajano, che ti abbraccia e ti saluta. Ti abbraccia e ti saluta. Quello è un altro meraviglioso perché io mando un bacio a lui e alla sua famiglia e al grande papà, che insieme a mio papà non c'è più, Giacchino, che è stato uno dei più grandi impresari. È vero. Amico fratello di mio padre. Certo. Ti mando un bacio a te e alla tua famiglia, lo sai che ti vedo tanto bene. Lui ti sta ascoltando, Francesco, ti sta ascoltando e come ti ho detto mi piacerebbe che anche tu saresti qui ospite con noi in una serata come la farà Antonio Tajano qui per ricordare... Ma come no, io faccio tanti auguri in bocca al lupo ad Antonio per il suo spettacolo che farà, mi sembra, a dicembre. Sì, a dicembre magari, sarà con noi. Magari poi dopo, quando vuoi, dopo non c'è problema. Ma certo, ci metteremo d'accordo perché ti voglio in concerto anche a te, perché ho potuto constatare, sai, YouTube fa tanto, perché se vuoi vedere un cantante, scrivi il nome e ho visto tutte le tue... Con un pulsante facciamo tutto. È vero, ho visto tutte le tue interpretazioni e devo dire che non sei da meno da papà, eh? Vabbè, questo è un complimento bellissimo, ma ti ripeto, noi siamo ragazzi, studiamo, facciamo bene, ma mio padre era un'altra cosa. Il maestro era il maestro, ci inchiniamo alla sua voce, al suo modo di fare, naturalmente alla sua umanità, perché nella sua vita il grande maestro Merola è stato veramente umano ed è stato buono con tutti. Io ti ringrazio di queste belle parole. Certo. Fra poco è l'anniversario della morte di mio padre e voglio mandare un bacio a tutti i tifosi di mio padre, ad Antonio, a tutti i miei colleghi che cantano Mario Nero. Francesco, la tua radio, il tuo radioascoltatore, e presto spero che ci incontreremo. Certo, sicuramente organizzeremo qualcosa in concerto con Francesco Merola. Intanto, Francesco, ti mandano tanti saluti, stanno scrivendo tante persone che ti stanno ascoltando. Lucia Conti da Roma ti manda un bacio e ti abbraccia. Ah, Lucia, amore, come stai? Lucia mi manca tantissimo, quando vado a Roma poi la vanno a trovare. Sto preparando uno spettacolo, sto preparando belle cose, per fare uno spettacolo a Napoli, che ci sarà una sorpresa. Perfetto, noi teniamoci niente perché
non lo inventerà parecchie cose, però certo. A Napoli, tutti i napoletani devono venire, è una grande manifestazione. Tu tienimi, ti do del tu, Francesco, tienimi in contatto, teniamoci in contatto perché organizziamo anche una cosa qui in città, qui in Abruzzo, con te. Dai i miei numeri telefonici, quando vuoi mi chiami e per te sono a disposizione. Grazie, Francesco Merola, ti abbracciamo. Un bacio a tutti i miei radioascoltatori, un bacio a tutti. Grazie Francesco, a te, ciao. Ciao, ciao, grazie.